Un saluto a tutti quelli che seguono il mio canale e che seguono le mie riparazioni, ovviamente, e anche le altre cose che faccio. Oggi è il turno del signor Giovanni con un giradischi dell'Emerson, subito dopo la sigla. Ogni problema lui lo risolverà, che accensione e passione i Vassat. Ho appena tolto dall'imballo questo giradischi dell'Emerson che mi manda il signor Giovanni. Sembra arrivato integro perché purtroppo i giradischi con i corrieri è un disastro. Allora, mi dice che problemi sui giri, supporto sollevamento braccio, anche quello da sistemare, anti-scatting da guardare. Ok, procedo subito. Allora, l'ha imballato lasciando il piatto sopra, che è sempre un po' un rischio, però ha messo un polistirolo che il piatto non può uscire. E già è buona la cosa. Ha fatto questa cosa qui col coperchio fermato, il piatto non esce, perché se per caso esce il piatto e va contro in giro, spacca tutto. Ok, mi sembra una soluzione buona. Qui mi ha messo la conchiglia con la puntina, perfetto. Ora lo collego e vedo subito i difetti che fa. Ok, do tensione, il piatto ha iniziato a girare, si sente che fa il ritorno, in teoria si dovrebbe fermare, ma continua a girare. Praticamente gira sempre. Questo già è un difetto. Ok, questo è una trazione diretta. Guardavo, allora questo gira, ovviamente dovrebbe fermarsi qui. Questo dovrebbe fermarsi qui, cioè girare, ok, e poi fermarsi qui a vuoto. Il problema è che questo meccanismo non fa il suo dovere. È un po' strana questa cosa. È un po' strana perché anche con questo tutto a battuta il dentino qui non passa. Perciò ovviamente questo girerà sempre. Non può fare altrimenti. È come se il disco fosse sempre finito. Strano. Strano, 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 strano. Questo è un primo problema che devo risolvere già. Ok, ora tolgo il coperchio e lo smonto anche sotto. Andranno disossidati i potenziometri sicuramente per i giri, il micro, vari micro che ci sono, eventualmente sostituito alcuni elettrolitici, però più che altro mi lasciava perplesso quel problema meccanico di prima. Il problema sembrerebbe la troppa vicinanza tra questi due, cioè tra questo perno e questo, perché quando è questo che è il fine corsa in stato di riposo, questo deve poter passare, questo dentino. E invece, sebbene che qui è già abbattuta, il dentino qui non passa. E ovviamente va a girare continuamente. Da vedere così mi sembra che questo perno, questa cosa sia spostata. Guardavo anche da questo foro, qui si capisce che è spostato. C'è qualcosa di spostato qui.
vediamo se si può andare ad agire in qualche maniera su questa cosa, perché questo qui deve poter passare, una volta agganciato qui deve poter passare liberamente. Sì, sembrerebbe quasi che abbia preso un urto o è stato nel trasporto, perché questo difetto non me l'ha segnalato il cliente, probabilmente è stato nel trasporto. Vedete questo spostamento? Vabbè, adesso lo sistemo, sicuramente è stato il trasporto, perché questo non era nell'elenco dei difetti. Allora, allentando le quattro viti, tenendolo spostato, perché comunque c'è della tolleranza, adesso questo passa. Perciò questo può fare la sua funzione, cioè così mi fa il ritorno e quando arriva qui si deve fermare in modo libero. C'è ancora un pelinino, eh? C'è ancora un pelinino, passa, ma c'è ancora un pelino. Sicuramente avrà preso un urto da non danneggiare la struttura del giradischi. Però sicuramente un urto che con il peso del piatto e tutto ha spostato leggermente questo perno. Ok, questo va ingrassato ovviamente. Adesso lo ingrasso. Questa è una molla che serve per creare un leggero attrito per questa ruota che non abbia dei sobbalzi. Non avevo una rondella molto perché lì vuole molto sottile, ho messo una molla tagliata. Allora, qua adesso passa, facciamo il fine disco. Allora, facciamo il fine disco. Vediamo se ci rimane il suo spazio. Sì, adesso ci rimane più spazio, perché questa ruota non ha più il gioco e non mi fa quel sobbalzo che mi faceva prima. Poi tutto da verificare, poi quando ci sarà il disco, per me ci siamo. Parto a disossidare tutto, così da verificare poi il discorso velocità, perché spesso e volentieri la velocità non la tiene costante il giradischi, perché si ossidano i potenziometri della regolazione dei giri. Allora, ho montato la conchiglia, però il problema è che questa conchiglia non va bene, è troppo pesante. Lavoro con praticamente il peso fuori dal braccio. Comunque, vabbè. Adesso io volevo vedere il discorso dell'alza braccio. Questo pezzettino qua ci manca, è rotto. Perciò questo pezzo andrà rifatto con la stampante 3D. Adesso vedo come fare. Volevo vedere se la discesa del braccio era giusta o andava troppo veloce. No, la discesa del braccio è perfetta. No, è perfetta la discesa. Ok, la discesa del braccio è perfetta. Abbiamo l'anti-scatting qua che non sta assolutamente fermo. Adesso questo qui da sistemare. E qui devo vedere se si smonta per fare un pezzettino con la stampante 3D. Oppure fare un pezzettino sempre con la stampante 3D che vada a ricoprire questo e che venga più avanti, perché se no questo qui quando è qui non c'è l'appoggio. Perfetto, proseguo. Allora, il braccio qua, l'alza braccio, abbiamo visto che va bene. Vediamo un attimo il discorso giri. Un'altra cosa che ho visto che fa fatica a partire questo giradischi, ma vediamo se fa il ritorno adesso, se tutto fermo. Ok, una cosa che vedo, non so se con la telecamera poi si vedrà, che ha delle leggere fluttuazioni, praticamente non è proprio fisso, ha una piccolissima oscillazione a 33.
Andiamo a vedere a 45, c'è anche a 45, però ovviamente è più veloce, si vede meno, però c'è. Il discorso qua dei potenziometri va bene perché aumenta e diminuisce perfettamente. Torniamo a 33. Sì, ha questa fluttuazione che non va bene. Vediamo se fa il ritorno, il meccanismo del ritorno. Se il ritorno lo fa e si spegne bene. Ha un problema comunque nel micro di avvio, perché ma forse più che il micro è proprio un avvio del motore. Potrebbe essere legato sempre a quella fluttuazione lì, magari qualche elettrolitico che fa il furbetto. Non ha come lo spunto per partire, vedete? Ok. Ora mi svito, giù il motore. Che voglio capire il perché di quell'oscillazione. Questo è il motore, il perno qua gira liberissimo, non ha nessun tipo di attrito e sembra tutto in ordine. Dunque, qui abbiamo questi sensori, qui sono quelli che sentono la rotazione del magnete. Sembra tutto a posto. L'unica cosa che potrei andare a fare è sostituire gli elettrolitici perché è un problema, non lo posso vedere girare mentre ce l'ho qua girato così. Ok, provo di smontare ulteriormente, tolgo la staffa e poi provo di cambiare gli elettrolitici. Ho cambiato tutti gli elettrolitici, ora rimonto e spero di aver ottenuto qualcosa. Ho richiuso tutto, l'ho provato già, però purtroppo c'è un avvolgimento del motore, uno degli avvolgimenti del motore che non funziona. Di conseguenza ha quel punto morto che gli fa fare quella piccola oscillazione. Purtroppo non c'è niente da fare. Devo chiamare il cliente e dargli la brutta notizia. Peccato.
Peccato, niente, questa riparazione la finisco così. Raga, questa riparazione non è andata a buona fine. Ho cambiato questi elettrolitici qui sul motore, sperando di risolvere il problema, ma niente da fare, c'è un avvolgimento che non funziona, perciò il motore gira, a volte quando si avvia, se è in quel punto morto lì, non ce la fa proprio partire. Poi comunque se parte ha questa micro oscillazione, i giri li tiene perché il circuito glieli fa tenere, però quando perde quella frazione di trazione che gli dà quella leggera fluttuazione. Non so se a livello audio si sentirà questa fluttuazione, però comunque non è riparabile, ci vorrebbe il motore nuovo. Adesso ho già chiuso tutto, in ballo, e chiamo il cliente. Purtroppo gli dovrò dare questa brutta notizia al signor Giovanni. Bene raga, vi chiedo un like se vi è piaciuto lo stesso l'intervento, iscrivetevi se ne avete voglia, noi ci vediamo per le riparazioni future. Ciao a tutti da Ivan Sa Channel. I prezzi.